Che il nome ha d'impatto? Aquabrush. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video recensione su un complemento da pittura veramente veramente interessante. Me l'ha inviato la Pentel e si tratta dell'Aqua Brush, proprio della Pentel. Cos'è l'Aqua Brush? È un pennello conservatorio universale, cioè si può usare con tantissimi tipi di colori. Vi dirò come sono arrivata a conoscere questo Aqua Brush. Alla Fiera della Creatività di Bologna a novembre c'era lo stand della Pentel a cui mi sono avvicinata e sono rimasta incantata davanti ai loro prodotti, bellissimi, bellissimi. E allora ho comprato un Aqua Brush della Pentel. Cos'è quindi questo pennello che con un serbatoio caricabile in acqua, che poi può essere portato anche fuori per dipingere ad acquerello, o che può essere caricato con liquidi differenziati per dipingere con varie tecniche, per esempio anche col caffè, è una figata. Allora l'ho acquistato e ho lasciato il mio bigliettino da visita di Arte per te. La Pentel mi ha contattata e mi ha chiesto se volevo provare dei loro prodotti. Io sono stata ben contenta di accettare e mi ha mandato anche un Aqua Brush. Quindi adesso facciamo la prova su strada dell'Aqua Brush, ve lo recensisco e poi alla fine del video vi regalo quello che mi ha mandato alla Pentel, perché io per il video userò il mio personale, quello che avevo acquistato. Allora, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a scoprire l'Aqua Brush della Pentel. Ed eccoci pronti per recensire il nostro Aqua Brush, della Pentel. Allora, questo è quello che metterò in palio per voi alla fine di questo video, quindi rimanete sintonizzati fino alla fine per vedere come fare ad averlo. Io sono stata attratta proprio da lui. Ho comprato, l'unica cosa che ho comprato alla fiera è stata questa, è stato proprio l'Aqua Brush. C'era con tre punte di dimensioni differenti in fibra nylon, bellissimo, mi è piaciuto perché mi è balenato in mente di poter fare 2000 cose con questo pennello. Cosa si può fare con questo pennellino? Innanzitutto si può dipingere ad acquerello, quindi lo si può caricare di acqua attraverso il suo serbatoio, che si mette proprio sotto il rubinetto e si carica di acqua, si chiude, quindi con delle leggere pressioni della pompetta far cadere l'acqua sulla pasticca, quindi sul godeo, sulla porzione di colore che abbiamo in tavolozza, e dipingere. Si può dipingere anche solo con un pennello, perché premendo si pulisce e premendo esce l'acqua, e con la vezzetta si possono pulire le fibre di nylon e quindi poi ricominciare con il colore. Cosa ci serve quindi? Solamente una bottiglietta di acqua per riempirlo e i nostri acquerelli, quindi è ideale per portarcelo in esterna senza avere 2000 cose da portare, ma soltanto un pennello, una pezzetta, un tovagliolino, dei tovaglioni di carta e l'acquerello. Ma se voleste dipingere, che ne so, con inchiostri colorati, con acrilici diluiti, potreste diluire prima il colore che volete, introdurlo all'interno e usarlo come pennello a serbatoio della miscela che volete, anche con le chine volendo, o addirittura con il caffè, per esempio, dove vengono acquerelli molto carini. Vi allego in uno dei video che feci proprio all'inizio, in maniera quasi elementare, degli acquerelli al caffè, che magari se vorrete poi riprenderemo in maniera un pochettino più adulta, visto che oramai il canale ha assunto questa conformazione, c'è anche il corso di acquerello, quindi potrebbe giovarvi e potremmo vedere proprio in azione l'Aqua Brush, che comunque adesso vedremo subito in azione. Nella confezione lui è protetto dal suo involucro e dietro ci sono le istruzioni per l'utilizzo in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lingue. L'italiano c'è, è già questo, brava Pentel, perché non sempre c'è, e ti dice appunto di svitare la parte superiore del pennello, riempire d'acqua fino alla linea tracciata e fare una pressione sul fusto per aumentare il flusso d'acqua ed ottenere l'effetto desiderato. E come vi dicevo, una pressione continua del fusto del pennello permette di pulirlo mentre lo abbiamo in opera. Vediamo come si usa? Vediamo come si usa. Vado a riempirlo d'acqua sotto il rubinetto, così, molto semplicemente. Ho riempito fino alla linea indicata
il mio acqua brush. Io ho preso la punta di mezzo, né quella fine né quella grossa. Allora, innanzitutto provo la cosa più elementare. Devo prelevare il colore, quindi bagno la pasticca premendo leggermente. Si vede proprio che cade la gocciolona, prelevo il colore e lo porto sulla tavolozza. Benissimo, adesso se voglio diluire maggiormente il colore mi basta premere e, vedete, diluirlo. Se volessi proprio pulirlo, a questo punto premerei di continuo e con la pezzuola, vedete, andrei a pulire. Ma noi adesso vogliamo dipingere, perché sì, è bello, ma queste setole dipingono bene? Prendiamo un foglio, prendiamo il nostro colore e proviamo il tratto. Bene. E se io volessi diluirlo in pittura, basta premere, l'acqua arriva e si diluisce. Quindi questo ci dà la possibilità di sfumare in corso d'opera. Troppo carino, troppo carino e troppo comodo. Lo voglio pulire perché voglio cambiare colore. Un colpo, avete visto? Bagno, nel frattempo Buclé sta facendo l'inverosimile, bagno il colore direttamente e questa volta non lo stempero nell'acqua, lo stempero direttamente sul foglio. Voglio vedere un tratto e premo e l'acqua scende, premo un po' di più e ecco, e arriva. E poi aumento l'intensità. Io lo trovo veramente un bel modo di dipingere, comodo in un certo senso, quando per esempio uno deve uscire, deve andare magari a dipingere in esterna e non vuole portarsi tanta roba con sé, eppure così può. In questo momento sto accennando una nuvola, ovviamente, come avrete immaginato, che è quella che ha bisogno magari delle sfumature più intense. E come vedete la resa è veramente veramente buona per l'acquerello. Poi naturalmente si potrebbero fare anche cose più minuziose, insomma ci si può veramente divertire. Ma questo acqua brush, come dice anche la locandina, che arriverà al fortunato vincitore del pennello che metterò in palio, è bellissimo, quindi per l'acquerello, per la calligrafia, per esempio per l'illustrazione, per con le chine, i riempiti di chine per la grafia. Quindi l'acqua brush si presta a una serie molteplice di utilizzi. Devo dire, le setole mi piacciono, l'ho usato pochissimo, quindi vi farò sapere in corso d'opera se si sformeranno oppure meno, ma non credo, perché ho sentito grandi cose su questo pennello. Vi ho detto, è l'unica cosa che ho comprato alla Fiera del Mondo Creativo. Acqua brush e scatoletta di acquerelli e potrete dipingere ovunque, in libertà. È un pennello comodissimo che mi piace tantissimo, lo volevo, lo bramavo da anni. Finalmente a Bologna l'ho comprato e adesso sono contenta di potervene dare uno. Lo trovo valido, dipinge bene, ha una setola flessibile ma non moscia, quindi potete, cosa significa? Che potete dipingerci anche ad acrilico, perché tiene la materia anche più corposa, e potete dipingerci naturalmente con tutti i colori solubili in acqua. Se non sapete quali sono, vi allego nel box qua nell'info tutti i colori acquerellabili che vi ho fatto vedere nel corso di acquerello, perché con quelle tecniche l'acqua brush per esempio è meraviglioso. Cioè, se voi dovete sfumare un pennarello a spirito diluibile in acqua, con acqua brush, senza bicchiere, senza avere 2000 pennelli e via discorrendo, fate tutto e quindi vi portate in giro un paio di colori a spirito e un acqua brush e siete a posto. Bene, spero che questa recensione vi sia piaciuta, spero che l'acqua brush vi affascini come quanto ha affascinato me. Io ora lo pulirò facendolo prima scaricare di tutta l'acqua e poi comunque lo pulirò le setole sempre con un po' di sapone. Io i pennelli li pulisco sempre con un po'
po' di sapone di Marsiglia alla fine, quindi anche quando uso l'acquerello. Quindi se lo saprete mantenere, sono sicura che sarà anche molto durevole per la caratteristica delle fibre in nylon, che sono delle fibre molto resistenti. Vi faccio vedere da vicino la flessibilità, ma visto poi torna sempre in forma. Adesso è bagnatissimo, come vedete dalla traccia che lascia sul mio dito. Un pennello per acquerello classico di solito, se lo giri, rimane piegato, mentre questo ritorna in asse. Però è lo stesso morbido per l'acquerello, accompagna lo stesso il vostro acquerello, ma potrete utilizzarlo anche con altre tecniche pittoriche, cioè non è soltanto ed esclusivamente da acquerello. Bene, adesso andiamo di là, che ho da dirvi come vincere l'acqua brush e altre due cose. Ora ditemi, non è una figata pazzesca? Non è un pennello che si deve avere per forza? Io col tempo comprerò anche quello a punta fine e quello a punta grossa, perché mi piacciono troppo. Mi piace molto sia l'uso come acquerello, come pennello da portare fuori, ma anche come usi alternativi, riempiendoli anche con tipi diversi di inchiostro. Insomma, voglio sperimentare tante cose con questo acqua brush. Tutto quello che sperimenterò poi verrà catapultato su Arte per Te, quindi lo verrete a sapere. Bene, per uno di voi si aprono le porte della fortuna, mettendo uno o più commenti sotto a questo video. Io in questa data farò un'estrazione, come al solito, un'estrazione random, e destinerò a uno di voi il pennello che la Pentel mi ha gentilmente mandato. Incrociate le dita e poi naturalmente chi riceverà il pennello mi deve fare la cortesia di lasciare le sue impressioni sotto a questo video, in modo da arricchire, confermare o sovvertire quella che è la mia recensione. Bene, allora, per partecipare, molto semplice: essere iscritti su Arte per Te, essere iscritti su Due Cuori Una K e apporre appunto un commento o più commenti qua sotto. Il resto lo farà la Dea Bendata. Incrocio le dita per voi, perché è veramente bello averlo, ma se non doveste vincerlo, lo trovate in cartoleria o in tutti i negozi di belle arti ad un prezzo che si aggira attorno agli 8 euro, quindi nulla di impossibile da ottenere, non ha un costo elevato e tra l'altro è un pennello che dura un sacco di tempo proprio per la caratteristica fibra in nylon con cui sono fatte le setole. Bene, non mi rimane che incrociare le dita per voi, dirvi che se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, dipingetevi un bel pollice in su tutto acquerelloso e soprattutto condividete questo video sulla vostra pagina Facebook. Vi aspetto su tutti i miei social, i link come al solito li trovate nel box informazioni, e con Gabriele vi aspettiamo sempre su Due Cuori Una K. Che dire, grazie Pentel per la possibilità di aver conosciuto questo prodotto che a me è piaciuto tantissimo, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao!